Saliamo ancora di un gradino, saliamo di categoria e partono in questo momento gli atleti della G3. 7 sono i giri del circuito di Visano che questa categoria dovrà compiere, quindi 7 chilometri di gara. E anche per loro gli organizzatori hanno messo in programma il massimo dei chilometri che per regolamento questi atleti possono percorrere. Questo grazie anche alle caratteristiche del circuito, abbastanza semplice per quanto riguarda questa categoria, soprattutto adesso che siamo sul finale di stagione. Aggiungo una M, diventa cammino e di marcia si va. Sui monti a Natale, che bello, io dico di sì. Siamo al sesto passaggio, suona la campana per gli atleti della categoria G3, il gruppo ancora compatto, non ci resta che attendere lo sprint. Nello sprint finale alla meglio Daniele Bregoli, che precede Saverio Leuzzi e Sebastiano Tavelli. Ecco la classifica: al quinto posto Alessio Fezzardi della Monteclarense, quarto il suo compagno di squadra Simone Gobbi, terzo Sebastiano Tavelli della Nuvolera, secondo Saverio Leuzzi della Mazzano e vincitore Daniele Bregoli della Monteclarense. Tra le ragazze, terzo posto per Desire Bani della Capriano, seconda Manuela Cordino della Freccia Rossa e vincitrice Rebecca Luciani della Soprazocco.